positività e di amore. Quale segno più grande può lasciare un uomo che ha combattuto con forza e tenacia se non quello di trasmettere un po' della sua determinazione a chi si trova di fronte alla malattia? Gianluca Gentile non è riuscito a vincere la battaglia contro il male che lo aveva colpito negli ultimi anni, ma ha lasciato un segno importante e quell'impronta l'hanno fatta propria i genitori, Angela e Mario, la compagna Rossella e gli amici. Il 9 settembre scorso hanno organizzato un memorial con la musica come filo conduttore, una giornata vissuta alla Villa Comunale di Isernia con tanti amici DJ. Il ricavato dell'evento è stato utilizzato per acquistare 4 televisori consegnati nelle scorse ore al reparto di oncologia dell'ospedale veneziale di Isernia. Rossella Ingrosso, compagna di Gianluca, che a lui ha dedicato il libro Tu vivi in me, e il papà Mario Gentile sono stati accolti dalla dottoressa Divina Trafficante col suo staff e dal medico della direzione sanitaria Andrea Paolo Antonio. Aveva solo 50 anni Gianluca Gentile quando se n'è andato il 4 gennaio del 2022. Era ironico, sorridente, pieno di interessi, la musica, il tennis tavolo, e nel suo percorso di vita è stato attorniato da tante persone che lo amavano, come hanno ricordato il papà e Rossella. Ho cercato di insegnare qualcosa. Non è vero, lui ha insegnato a me. Ma quante cose mi ha insegnato, io non lo sapevo. Cioè, uno sapeva come... Io ero padre e cercavo di insegnare al figlio qualcosa di... No, e lui ha insegnato qualcosa a me. Questo lo volevo dire anche quel giorno del memorial. Cioè, lui adesso ha sempre detto, papà, amare tutti quanti, tutti. Buoni, cattivi, amici, non amici, amare sempre, tutti qua. Gianluca piaceva molto vedere la TV, vedeva le partite e quindi ecco, ho pensato a lui e ho pensato che sicuramente sarebbe stata una bella idea. Perché l'ambiente, diciamo, il reparto è già un reparto particolare e quindi la televisione tende un poco da alleggerire, ad alleviare, sai, la degenza dei pazienti. Dal dolore, anche se c'è, cioè non è andato via e non andrà mai via, è nato un gesto d'amore, sì. E il memorial Mr. Fitz, nome d'arte di Gianluca, diventerà un appuntamento fisso che si svolgerà ogni 9 settembre, data del suo compleanno.